Carissime sanvitese, carissimi sanvitesi, un saluto affettuoso, un saluto di solidarietà a chi in prima fila sta combattendo per noi tutti e a chi anche in questo momento si sta prodigando, ciascuno nel proprio modo, ciascuno nella propria attività, per far sì che questa battaglia che stiamo conducendo possa essere vinta, si possa arginare e contenere questo nemico invisibile. Detto questo, è subito i dati per quanto riguarda i sanvitesi che sono coinvolti in questa vicenda così pesante. Ebbene, i dati sono in lieve miglioramento, tant'è che abbiamo 46 persone complessivamente coinvolte nel coronavirus a San Vito. Di questi 46, 31 sono in quarantena, 4 in ospedale e 11 in RSA. È chiaro che di 31 in quarantena, 10 sono positivi, nel senso che non tutti sono positivi, ma 10 sono positivi, più i 15 che abbiamo detto tra RSA e ospedale, quindi abbiamo 25 positivi. Questi sono i dati, dicevo, in lieve miglioramento rispetto a quelli che ho fornito nelle precedenti volte e mi auguro che questa sia, come tutti noi ci auguriamo, una tendenza volta ad abbassare sempre di più il numero delle persone coinvolte. Detto questo, subito un'altra importante notizia che mi permetto di mettere a vostra disposizione, ovvero il fatto che noi, come sapete, abbiamo immediatamente dato seguito a quella forma di intervento di solidarietà alimentare che con uno stanziamento significativo il governo ha messo in campo e che per San Vito significa aver ricevuto 80.000 euro. Ebbene, noi abbiamo subito fatto tutto quanto potesse far sì che coloro i quali erano interessati, ovvero coloro i quali non percepiscono alcun reddito e sono in grave stato di bisogno, potessero fare domanda e potessero ottenere questo bonus. Ebbene, ad oggi, dopo aver attivato tutto, possiamo dire di aver erogato 121 bonus erogati, che significa 393 persone interessate e 55.945 euro impegnati. Quindi abbiamo cercato, come dire, proprio una estrema immediatezza per poter far fronte proprio a chi ha maggiormente bisogno. Ecco, queste sono le cose che oggi volevo dire, ma adesso subito anche la parola all'assessore alla protezione civile per quanto riguarda il tema che sta a cuore a tutte le famiglie sanvitesi, ovvero quello riferito alle mascherine. Sindaco, buongiorno alle sanvitesi e ai sanvitesi anche da parte mia. Possiamo subito annunciare loro che questa mattina i nostri volontari, i volontari della Protezione Civile del gruppo comunale, hanno iniziato a distribuire le mascherine che noi daremo a tutte le famiglie di San Vito. Tutte le famiglie di San Vito verrà portata a casa direttamente, confezionate nella busta come quella che ho in mano in questo momento io, verranno portate due mascherine monouso. E anche noi eravamo in attesa di ricevere le mascherine che la regione ci aveva detto che avrebbe portato. Avevamo letto che insomma sarebbero arrivate due mascherine per ogni famiglia della regione. Poi comprendiamo anche le difficoltà di riuscire a reperire questi dispositivi. Ci è stato invece comunicato che le mascherine che sarebbero giunte non sarebbero state due per ogni famiglia, bensì due per ogni 7-8 nuclei familiari. A noi ne sono state portate 1580 e 1580 in coppie di due significa che all'incirca 800 nuclei familiari erano quelli che noi avremmo potuto servire. Ovviamente avremmo dovuto individuare dei criteri per decidere a quali nuclei familiari dare le mascherine e quali no. E abbiamo allora chiesto alla Regione quali erano i tempi per poter avere la copertura totale della popolazione del nostro comune e ci è stato risposto che i tempi di copertura erano di 50-60 giorni.
abbiamo ritenuto che fossero dei tempi un po' troppo lunghi per poterli aspettare e quindi in attesa che arrivassero le mascherine della protezione civile regionale, come comune abbiamo autonomamente provveduto ad acquistare un quantitativo pari a 14.000 mascherine in monouso e quindi siamo nelle condizioni di poter coprire tutto il nostro fabbisogno, quindi 6.500 nuclei familiari del nostro comune, anche perché capite che andare a distribuire, ad individuare nel territorio comunale gli 800 nuclei familiari destinatari sarebbe stato un compito quantomeno gravoso per i nostri volontari di protezione civile, volontari a cui noi già chiediamo tanto e per questo naturalmente non ci stancheremo mai di ringraziarli, chiedergli anche di andare casa per casa a individuare le famiglie che magari perché avendo soggetti in condizioni di fragilità o perché avendo nel nucleo familiare dei soggetti anziani per età erano stati individuati come destinatari, insomma non ci è parso il caso. Noi riteniamo che le mascherine debbano essere date a tutte quante le famiglie, quindi noi abbiamo provveduto ad acquistare queste 14.000 mascherine, sono le stesse mascherine che la Regione Veneto ha provveduto a distribuire ai propri cittadini. E quindi da questa mattina mi pare che i nostri volontari abbiano iniziato dalla zona di Savorniano, queste due mascherine per ogni famiglia sono in distribuzione, anzi sono in consegna e contiamo nel giro di qualche giorno di riuscire a coprire tutto il territorio comunale. Chiariamo subito, si tratta di mascherine monouso e quindi noi consigliamo che vengano utilizzate dal componente individuato per andare magari a fare la spesa, per andare a fare l'acquisto di generi di prima necessità. Questa persona le può utilizzare, una volta che la utilizza la butta nel secco e non la deve riutilizzare più. Ne diamo due ad ogni famiglia, in questo modo crediamo di riuscire a dare una copertura, un'autonomia di 15 giorni. Non si tratta naturalmente di mascherine che possono essere utilizzate per andare al lavoro, per essere indossate per tanto tempo, le si utilizza esclusivamente per andare a fare la spesa. Due mascherine a testa, un'autonomia di 15 giorni e contiamo che questo tempo qui sia, possano arrivare anche le mascherine che la Regione ci ha promesso che ci invierà. Quando arriveranno anche le mascherine della Regione, i volontari del nostro gruppo di protezione civile provvederanno a distribuire a tutte le famiglie anche quelle mascherine lì. Sindaco, io ti avrei detto tutto. Bene, bene, grazie. Quindi, come avete avuto modo di sentire, le mascherine sono in consegna, sono in distribuzione e, come ha ricordato l'assessore Candido, tutti avranno le mascherine, ogni nucleo familiare avrà le mascherine che abbiamo ritenuto di acquistare e cui ci auguriamo possano, come diceva l'assessore Candido, far seguito anche le mascherine che nel numero pari a quelli che sono i nuclei familiari dovrebbero arrivare da parte della Regione. Detto questo, io mi permetto di ricordare ancora che vi sono varie iniziative di solidarietà. Una di queste l'abbiamo lanciata nei giorni scorsi, è quella che abbiamo denominato San Vito Solidale, che è fatta proprio come obiettivo per rimpinguare il fondo per i bonus alimentari. Ora, molti hanno fatto appello a tutti i cittadini che fossero nelle condizioni o lo volessero dare, possono farlo proprio per permettere che quel fondo possa far sì che tutti abbiano il bonus alimentare, tutti coloro i quali ne fanno richiesta. Detto questo, ancora una volta un ringraziamento a tutti quelli che ci stanno impegnando in questi giorni. Come abbiamo detto, è anche un saluto di solidarietà a tutti i sanvitesi che sono, come dire, in questo momento direttamente coinvolti e in battaglia, in lotta contro questo nemico invisibile.